La protezione civile in piazza del Popolo a Pesaro per l'iniziativa Io non rischio, svoltasi questa mattina. Durante l'iniziativa, dalle 8.30 alle 12, volontari e volontari del gruppo di Pesaro hanno indicato ai cittadini le azioni per ridurre i rischi in eventi come terremoti, alluvioni e incendi. L'iniziativa, utile per presentare le buone pratiche di sicurezza, rientra nella quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Questa settimana, da oggi fino a domenica, è in tutta Italia, in tutta la piazza Italia ci sarà appunto questa campagna Io non rischio. Cos'è Io non rischio? Io non rischio è un progetto che noi spieghiamo alla popolazione i rischi che corrono giornalmente, cioè come i terremoti, le alluvioni, gli incendi, quelle cose lì. Perché abbiamo notato, abbiamo visto ed è così, che tutti i comuni hanno i piani di sicurezza, ma i cittadini non li conoscono. Noi andando nelle piazze, andando così a parlare con la gente, spieghiamo queste cose. Ecco, non è una primissima edizione, qual è stata la risposta in questi anni? La risposta è stata positiva, adesso stiamo andando anche nelle scuole, abbiamo visto che i ragazzi è molto apprezzata questa cosa, è diversi anni appunto che la facciamo, ma sta prendendo piede, la gente si interessa molto, è una cosa molto interessante, perché poi lasciamo anche delle brochure in modo che uno a casa se la può riguardare. È importante perché abbiamo visto, adesso faccio un esempio proprio banalissimo, nell'alluvione di Senigallia è morta la gente perché non è stata informata in tempo utile, perché mentre il terremoto è quanto arriva, l'alluvione si possono tranquillamente prevedere e mettersi in sicurezza. Per l'occasione oggi il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano ha fatto tappa a Pesaro per una tavola rotonda con il prefetto Emanuela Saveria Greco e il sindaco Andrea Biancani. Ciciliano ha voluto iniziare da Pesaro, quest'anno capitale italiana della cultura, per un incontro che ha riguardato la costruzione di una comunità e l'aumento della consapevolezza del rischio. In questo caso, ha detto il capo della Protezione Civile, abbiamo fatto cultura e prevenzione del rischio.